Recording. Iniziamo questo primo webinar su Trace and Place. Piccole informazioni preliminari. Questa sarà una conference call che video registreremo e metteremo poi a disposizione a tutti coloro che non sono stati in grado di unirsi a noi oggi. Per poter parlare occorre cliccare sull'icona audio che sta in alto sulla sinistra, ma volendo, se non funziona l'audio, c'è anche la chat. E la chat, cliccando sulla chat, potete inserire un messaggio e mandarlo a ciascuno, e quindi sostanzialmente, però, e quindi sostanzialmente arriviamo quindi a leggere delle domande o se ci sono delle osservazioni. Quindi non c'è bisogno di nessuna presentazione, conoscete tutti Luigi Stefanelli, quindi io lascio la parola a Luigi che inizia la presentazione con le tre semplici. Noi abbiamo messo insieme una presentazione, su questa presentazione vi chiedo l'ascolto, alla fine della presentazione faremo le domande e ci saranno le risposte. Quindi se possibile ascoltate quello che Luigi ha da dirvi. Chiedo a Luigi di parlare piano, scandendo le parole, per facilitare a tutti la comprensione dei nostri contenuti. Quindi passo la parola a Luigi. Buongiorno a tutti, io cercherò di essere il più breve possibile affinché poi abbiamo tempo per discutere delle cose che non sono chiare. Sostanzialmente la modifica che verrà proposta nel giro di un mese massimo sarà quella di passare da un protocollo fatto finora a quattro fasi, che prevedeva la costruzione dello stent, la scansione, la pianificazione e la chirurgia, a un protocollo a tre fasi. Il protocollo a tre fasi prevede l'esecuzione di una scansione, di una TAC o Combine, che potete fare voi direttamente a studio, ma che può portare anche il paziente, se l'ha in proprio possesso perché l'ha fatta in un altro centro, e utilizzare quella come punto di partenza per fare la propria pianificazione. Quindi con una TAC inserite il CD, ancora una volta importate le DICOM assiali e fate la vostra pianificazione. Da questo, vabbè, quella è l'immagine di un'esecuzione di una TAC, andare avanti, ok. Poi, come al solito, importate la vostra TAC nel software. Vai avanti, Luca. Fate la pianificazione. Ok. A questo punto, diciamo, la grande rivoluzione è il fatto che se un paziente ha almeno tre denti, voi non dovete più ricorrere allo stent, ma potete registrare i tre denti che ha il paziente. Per cui vi si pone davanti una figura che è come quella che diciamo, vi appare nella presentazione. Voi scegliete tre punti da cui partire per la registrazione dei denti. Se c'è un'immagine, vabbè, questo va avanti, tanto non cambia niente. Va avanti, poi ritorniamo su questa cosa. Vai avanti, vai. Ok, ecco, scegliete tre, minimo tre punti, ma se avete quattro denti potete sceglierne pure quattro o cinque. E dopo aver scelto questi tre punti, diciamo, potete cominciare con un tastatore, che è il tracer, che vi faccio vedere, torna indietro così, Sì, per precedente. precedente, eccolo qui, no, Andiamo in vabbè, guarda, sì, persa, ecco. eccolo qui, questo è il tastatore che voi, diciamo, utilizzerete per registrare i denti. Che cosa si fa? Si calibra il tastatore calibrando solo la punta, come vedete in questa immagine, vai avanti, e poi si parte dal primo punto, poggiando la punta del tastatore sul primo punto, e si registrano i denti. Per ogni, diciamo, dente si registrano 99 punti, ma la durata dell'esecuzione è veramente breve, non più di un minuto per registrare tre denti.
Una cosa importante è che la punta del dente deve essere sempre aderente, cioè la punta del tastatore deve essere sempre aderente alla superficie del dente, perché ovviamente lui non sa se voi realmente state toccando il dente, lui registra delle superfici, quindi se voi mantenete il contatto sulla superficie del dente, la registrazione va a buon fine. Altrimenti, lui, se voi toccate in aria, lui continua a registrare, ma in realtà è una superficie che in bocca non esiste. Per cui il challenge di questa fase è mantenere la punta del tracer aderente al dente. Una volta terminata questa registrazione, vi apparirà, vedete come faccio io, mantengo la punta del tracer aderente al dente. A questo punto vedete in blu le aree che sono state toccate, perché è vero che io diciamo, in questo caso utilizzato tre denti, ma visto che avevo altri denti, sono passato con la punta dei contigui, sono passato con la punta del mio tastatore a toccare anche la superficie degli altri denti. L'importante, ripeto, è che la punta deve essere sempre aderente alla superficie dell'elemento. Fatto questo, lui sovrappone queste superfici che noi abbiamo alle superfici della combin dei denti e quindi diciamo, il programma adesso è pronto per poter eseguire la nostra chirurgia. Infatti io con il tracer tocco la cuspide di un punto, di un dente, vedete, e faccio la prova di precisione. Prova di precisione per la quale però non mi accontento perché io sto facendo adesso la prova di precisione con il mio tracer, ma io poi devo fare la chirurgia con il micromotore, per cui che cosa faccio? Prendo il mio micromotore, calibro l'asse, ancora una volta posso prendere un Joe Tag, diciamo, fuori dalla bocca e calibrarlo. Vedete come faccio io? Questo è fuori dalla bocca. Calibro l'asse, calibro la punta e faccio la precisione, ancora una volta, della punta sulla superficie dell'elemento dentario. Se questa prova di precisione va bene, io sono pronto per realizzare, diciamo, per poter affrontare l'intervento chirurgico, e quindi proseguire con la chirurgia. Allora, nell'arcata superiore si utilizzano degli occhiali, sono modifici, adesso sono cambiati, poi vi farò vedere l'immagine, non sono più come questi, per cui c'ho l'arcata completamente libera da qualsiasi ostacolo. Nell'arcata inferiore, poiché non ho nessun oggetto che si muove solidalmente con l'arcata inferiore, che cosa si fa? Nell'arcata inferiore si utilizza una sorta di Joe Tag modificato che io incollo semplicemente con un po' di duale o con flow composito senza passare adesivo su un dente, e tanto non deve essere toccato durante la fase di chirurgia, mi deve dare solo il riferimento. Per cui, se io non utilizzo né mordenzante né adesivo, al termine della chirurgia posso semplicemente fare un movimento verso l'alto e staccare completamente, diciamo, il composito, il duale, e accelerare un po', diciamo, la fase di rimozione del Joe Tag. Per cui diciamo, anche nell'arcata inferiore è molto veloce l'utilizzo di questo, sicuramente è molto più veloce, sicuramente non ho ingombri uguali, paragonabili a quelli che avevo con lo stent. Vedete, io utilizzo sempre flow e composito, ma il duale va benissimo. Uno ci mette un po' di duale e polimerizza e risolve. E quindi in questo modo, una volta fissato diciamo, il Joe Tag nell'arcata inferiore, passo anche qui alla registrazione dei denti e all'inizio della chirurgia. Polimerizzo. Al termine della chirurgia, poi. Questo diciamo, era come con l'utilizzo dello stent, diciamo. Come si procedeva prima con un vecchio, tra l'altro, drill tag, ora è tutto cambiato,
diciamo, è diverso. E invece adesso torno dietro. Metti. Cosa vuoi fare? No, voglio far vedere il nuovo. Nell'arcata superiore. Secondo. Questo è il tracer, ecco qua. Diciamo, questi sono i nuovi occhiali che non avevate visto prima per l'arcata superiore. Ecco, quali sono, diciamo, sostanzialmente i vantaggi che si hanno utilizzando questo nuovo protocollo? Intanto consente al clinico di utilizzare una combine o una TAC che il paziente ha già o che il clinico stesso ha già senza doverne rifare un'altra. Per cui egli evita di fare lo stent, che spesso sappiamo è l'elemento, diciamo, più difficile dell'utilizzazione dei protocolli Navident. E comunque, anche se abbiamo uno stent e questo non è stabile durante la combine, e quando facciamo la prova di precisione ci dà un errore, non dobbiamo rifare la TAC al paziente, ma possiamo utilizzare questo nuovo protocollo. Togliamo lo stent e utilizziamo questo nuovo protocollo. Poi elimina qualsiasi tipo di ostacolo che abbiamo in bocca, che ad esempio nell'arcata superiore, quando uno affronta il settore anteriore, avere lo stent, anche se uno c'aveva un po' di denti, poteva essere un ostacolo perché doveva scartare tutto lo stent nel settore frontale. Ma ancora una volta, se fosse stato necessario realizzare un lembo abbastanza grande, avere lo stent creava non poco ingombro. Così come riduce diciamo, l'ingombro nell'arcata inferiore, ad esempio nella realizzazione degli impianti nel terzo quadrante, la presenza dello stent spesso era un ostacolo. Invece adesso, avendo questo tubicino che va fuori, non c'è più come ostacolo e quindi rende molto più semplice l'intervento nel terzo quadrante e quindi molto più spedito la chirurgia. Poi consente anche al clinico che non ha una TAC nel proprio studio di poter utilizzare Navident senza dover fare uno stent e mandare il paziente con lo stent a fare, diciamo, la combine. E consente ad esempio al clinico di poter fare i casi post-estrattivi, ad esempio se un clinico ha un paziente con tre denti che devono essere estratti, può fare la registrazione di questi tre denti, iniziare la chirurgia, poi togliere i denti ormai sono registrati e fare quei post estrattivi, senza dover utilizzare il protocollo con diciamo, il mini impianto. Oppure consente a un clinico che deve trattare entrambe le arcate parzialmente dentule di utilizzare una sola combine senza dover ricorrere a realizzare due stent. Io con una sola combine tratto l'arcata superiore e l'arcata inferiore andando a registrare i denti dell'arcata superiore e i denti dell'arcata inferiore. Quindi diciamo i vantaggi che si hanno con l'utilizzo di questo nuovo protocollo sono notevoli. Quale è le criticità diciamo, le criticità che io ho potuto vedere facendo una trentina di casi fino adesso con questo nuovo protocollo? Nell'arcata inferiore nessuno, perché diciamo, l'utilizzo di un po' di composito per tenere questo Joe Tag è una cosa talmente semplice che non ha dato nessun problema. Nell'arcata superiore, tra l'altro, uno può utilizzare il protocollo dell'arcata inferiore anche nell'arcata superiore senza dover utilizzare gli occhiali.
Nell'arcata superiore qualche volta ho notato che questi occhiali non avevano una posizione stabile durante la chirurgia, o perché il paziente si muoveva, o perché io con il braccio ho urtato, diciamo, appunto, gli occhiali stessi, e quindi ho dovuto rifare talvolta la registrazione dei denti. Sì, è vero che ci vuole 2 minuti, però, come ben sapete, è una rottura di scatole doversi rifermare, registrare di nuovo i denti, registrare l'asse del manipolo, registrare di nuovo le prese e procedere con la chirurgia. Per cui, diciamo, la criticità dell'arcata superiore è quella di dover stare attenti a che il paziente rimanga fermo con questi occhiali senza che vengano minimamente mossi. Oppure, se uno non vuole utilizzare gli occhiali, utilizza appunto lo stesso protocollo dell'arcata inferiore, e quindi non c'è più questa criticità. L'altra criticità che è emersa è appunto nella registrazione dei denti che hanno delle corone in metallo ceramica, perché, come ben sapete, la ceramica è radiotrasparente, per cui noi no, il nostro tracer è sulla ceramica, ma in realtà per lui è come se fossimo sul metallo, per cui, diciamo, i denti che hanno delle protesi non possono essere utilizzati, a meno che uno non elimina la protesi e utilizza il moncone, non possono essere utilizzati come denti da registrare. Possono essere utilizzati invece gli abutment degli impianti, perché lì sono radiopachi, e quindi uno può togliere la corona e utilizzare. Deve togliere la corona però in fase di acquisizione dell'attacco, perché altrimenti la superficie dell'abutment non è visibile. Per cui, diciamo, se uno ha un circolare su impianti e deve aggiungere un altro impianto, per esempio, e ha dei provvisori, cioè uno toglie i provvisori o lascia i provvisori in resina se sono in resina, perché la resina è radiotrasparente, esegue il combin e poi registra gli abutment degli impianti. Quindi diciamo che bisogna stare attenti a capire qual è il dente che si registra, perché se è un dente, diciamo, naturale, è tutto molto più semplice. Se è un dente in cui c'è una protesi sopra, allora se è un dente con una protesi in resina, uno può eseguire la combin con il dente con la protesi in resina, però nel momento della registrazione deve togliere la capsula, perché ancora una volta il tastatore deve toccare, diciamo, ciò che si vede sulla combin. Se invece un dente con una capsula in metallo ceramica, questa qui deve essere rimossa prima dell'esecuzione della combin, altrimenti non, diciamo, il sistema non può essere preciso. Queste sono le criticità che diciamo, ho potuto notare in questi primi casi. Tutto sembra affascinante, tutto sembra che funzioni abbastanza bene, ancora una volta ci vuole una curva di apprendimento che però ho notato è molto inferiore rispetto all'utilizzo di uno stent. Diciamo, questa è la breve presentazione che ho voluto farvi, però secondo me la cosa più importante è rispondere alle domande, ai dubbi che diciamo, vi siete posti o che vi vengono in mente ora. Quindi Ok. cederei la parola a voi per poter rispondere alle vostre domande. Adesso apriamo, diciamo, il parterre ai partecipanti, quindi se ci sono domande specifiche le affrontiamo una alla volta, anche queste verranno registrate insieme alla presentazione di Luigi, e poi comunque metteremo a disposizione anche dei colleghi le vostre domande. A voi la parola. Ciao, sono Biagio. Mi senti? Sì, sentiamo bene. Scusa, no, volevo capire, quando facciamo, chiamiamola la calibrazione, nel senso che io in bocca tocco, te considera l'angolo, un angolo dell'incisivo centrale superiore o inferiore. Cioè, di fatto cos'è che faccio? Perché io ho la TAC davanti, poi Sì. Sì. con la sondina mi punto questo angolo e io vado a verificare nella TAC.
se è veramente quello. Punto. E se non lo fosse, Devi e che rifare mi la rendo conto che il registrazione punto. Com'è? dei denti. Rifai la registrazione dei denti. Però ecco, allora mi sfugge, io, cioè cos'è che io ho detto all'inizio, devo fare la registrazione dei denti, cioè nel senso che io carico la TAC, d'accordo? Dopodiché io tocco alcuni punti del dente. Sì, ma in una superficie continua, eh? Cioè nel senso tu non è che tu scorri il tracer sul dente, sulla superficie. Ah, ok, ho capito. Io scorro il 3 e quindi di fatto il software cos'è che fa? Mi ritraccia sulla TAC. Il software registra questa superficie che tu stai facendo, che ovviamente è una Sì. Esatto. superficie dura del dente, e quindi per lui quella superficie appartiene a un qualcosa che è visibile sulla combina di esterno sul dente. Per cui tutte le Ecco, dico, ma può superfici che capitare? tu No, d'accordo, ma ti fai conto che io prendo la sonda e è come se disegnassi il contorno di un dente, d'accordo? Esatto. Quindi io dovrei vedere nella TAC quel contorno. Perfettamente così come lo disegno. Infatti, no. Se tu, no, nella linea blu alla fine, se tu l'hai Sì? disegnato bene, lo vedi. Cioè, ascolta, Biagio, tu in realtà quando tu lavori con il tracer, non è che Sì? automaticamente Vedi, visualizzi esatto. la superficie del dente. Ok. Il software registra 100 punti, che sono praticamente Bene. 100 superfici che tu hai toccato, e Ok. se le tiene in memoria. Quando ha raggiunto Ok. un minimo di 300. 300 punti, cioè 3 denti, ma ripeto, Sì. come ha detto Luigi, possono essere anche 4 o 5 a seconda, diciamo, delle condizioni anatomiche del paziente. Automaticamente, senza che tu lo veda, lui Ok. registra il volume 3D delle superfici dei denti con il rendering 3D della tacca. È chiaro? Sì. E Quindi insomma, e quella quindi dell'operazione se che ha fatto Luigi alla fine di questa registrazione con il tracer, che tu hai visto è una punta, lui tocca la sì. superficie dei denti perché vuole congruenza tra quello che tocca ancora una volta e quello che lui vede. Certo. Ok, Cioè, questa quindi io è devo la ripetere prova di questa manovra. mestiere. Vai. Quindi io devo ripetere questa manovra fino a quando vedo che lui mi disegna sulla TAC esattamente il contorno così come io l'ho disegnato. Solitamente non c'è bisogno, cioè la prima volta che lo usi forse devi registrare 2 o 3 volte, la seconda volta lo registrerai 2 volte, la terza volta non c'è bisogno di ripeterla, voglio No, però il concetto è quello, voglio dire, ecco. esatto. Ok. Sì, cioè se io diciamo nel guardare vedo che c'ho un altro contorno, vuol dire che io in qualche modo ho sbagliato, oppure mi si è mosso qualcosa nel paziente, ho attaccato con. Ho capito, sì. Però è Vabbè, ho molto capito, sì. semplice, che, cioè, voglio dire, vedrai che è una cosa molto semplice. No, chiaro, chiaro, chiaro. Mi mancava, volevo capire bene questo concetto, sì. Ok, beh, insomma. Prego. Grazie, Biagio, la domanda. C'è qualche altra domanda? Ciao, sono Rudy. Volevo chiedere, per i casi di edentulia, quindi questo è un sistema che ancora non possiamo utilizzare, o per casi in cui andiamo a creare un'edentulia, quindi mancano i 3-4 denti e poi li andiamo a togliere. Lo possiamo usare Sia se è anche. un'edentulia parziale, sia se è un'edentulia, diciamo che è indotta, tu lo puoi utilizzare. L'unica cosa è che nell'arcata inferiore, tu una volta che hai registrato i 3 denti, ti puoi tenere un unico dente su cui, diciamo, metterai il composito per tenere il JOTEG e quell'unico dente diciamo, non è oggetto, è sede di impianto dentale, o lo devi fare obiettivamente senza l'utilizzo del Navident. Nell'arcata superiore la stessa cosa, se tu utilizzi gli occhiali mantieni giusto per sicurezza i 3 denti che hai registrato qualora si dovessero muovere gli occhiali, il caschetto che indossa il paziente. Intanto fai tutti gli altri impianti, oppure utilizzi anche qui,
il protocollo dell'arcata inferiore, allora ti tieni un unico dente e poi diciamo lo elimini alla fine. Paradossalmente nell'arcata superiore, se tu sei sicuro che gli occhiali non si muovono, puoi anche fare l'estrazione di tutti i denti e fare i post estrattivi, tanto hai gli occhiali come riferimento. Ecco, sono tutte cose che... Sì, prego, prego. No, dicevo, sicuramente è più preciso fissare il... Cioè, ti dà più sicurezza, capito? Ti dà più sicurezza. Certo. Ecco, comunque... È rigido quel pezzo di metallo che si vede, non è un cavo morbido, perché vederlo non capisco da... Guarda, alluminio. È modellabile, è alluminio modellabile, nel senso che tu poi te lo puoi mettere dove vuoi, lo pieghi e lo sposti dove vuoi, capito? Dove ti dà meno fastidio durante la chirurgia. Ecco, a livello di informazione, per i pazienti invece totalmente dentuli, non quelli da edentulizzare, ma quelli totalmente dentuli, al momento il protocollo non si applica, così come l'abbiamo visto. A livello di ricerca, l'azienda sta ricercando e studiando l'opportunità di poter fare dei mini flap e quindi di fare poi con il tracer lo scontorno del volume di osso, in modo da poter poi fare il matching tra il volume dell'osso e il rendering 3D dell'osso stesso. Questa è un'operazione che però ancora è oggetto di ricerca ed è ancora non disponibile. Quindi il protocollo, come Luigi ha detto, lo si presenta per i pazienti parzialmente dentali. Che hanno almeno tre denti. Che almeno tre denti, oppure quei denti che vengono poi edentulizzati. Nel caso del superiore abbiamo gli occhiali, quindi possono essere edentulizzati tutti, o nel caso dell'inferiore, che c'è comunque il jaw tracker, almeno un dente deve essere comunque presente in fase chirurgica. Va bene, grazie. Ok, grazie per la domanda. Ci sono altre domande? Sì, volevamo chiedere, e inserire nell'arcata inferiore, se magari hai dei denti che sono in una posizione che devi per forza toglierli, so, per mettere i quattro impianti anteriori o così, sì. Inserire prima di fare la TAC un mini impianto di quelli piccolini che sono... Puoi farlo tranquillamente. Però, e puoi bloccarlo su quello lì. Si riesce con il mini trace, secondo te? Bloccare il geotag, sì. Puoi farlo. No, ma voglio dire, col tracer si riesce a individualizzare la testa di questi impianti che sono così piccolini, cioè nell'attacco, tu hai provato? Allora io ho provato la testa, tu metti gli abutment e quindi riesci a registrare gli abutment, cioè non registri la testa, cioè metti una prolunga dell'impianto e ce la fai. Ma l'importante, scusami, tu fai l'attacco con i denti, no? Poi questi denti, perché tu dici che vuoi toglierli prima dell'intervento, i denti? No, metti caso che i denti sei obbligato a toglierli tutti. Beh, magari l'ultimo impianto uno dice lo metto a mano e va bene, insomma, senza... Sì. Cosa. Però no, dicevo, se c'è la possibilità... Allora, tu metti un impianto e colleghi il geotag direttamente a questo mini impianto, registri i denti, poi li togli tutti e non c'è bisogno di nulla. Nel senso che non è che devi registrare l'impianto. Esatto, in quella posizione dove non ti dà fastidio, non so, esatto, nel centro, esatto, della mandibola, che so io. Esatto. Dietro sul tetto, dove magari basta sopristire fermo. Puoi fare tranquillamente. Ok. Non ho capito. Va bene, ti ringrazio. Prego, prego Umberto. Grazie, grazie. C'è qualche altra domanda? Vedi quando arriva. Quando arriverà tutte le cose nuove, insomma, quando sarà disponibile? Allora, grazie Chiara per la domanda. Allora, innanzitutto, concettualmente noi stiamo parlando di un modulo che viene quindi a integrare il Navident, che passa dalla versione 1.4.4, che è la versione attuale, alla versione 2.0. Quindi questo è un cambiamento importante della versione del Navident, che diventerà quindi 2, passa da 1 a 2. Accanto alla parte software ci sarà uno starter kit che praticamente comprende, abbiamo visto, gli occhiali, cioè il head tracker, il jaw tracker, il tracer e anche un calibratore.
questo oggetto è necessario, questo insieme di oggetti sono necessari per portare avanti il protocollo. Per quanto riguarda quando noi in Europa avremo a disposizione il modulo e più importante lo starter kit, perché è chiaro che senza starter kit il modulo non può essere utilizzato. Io so che negli Stati Uniti, Nord America, il lancio è previsto per maggio, quindi io prevedo che a più tardi giugno noi in Europa avremo questo tipo di materiale. Quindi io mi aspetto per la fine di maggio, inizi di giugno, comunque giugno, avere questo materiale. Per quanto riguarda l'azienda, noi saremo presenti a Europerio ad Amsterdam il 20 di giugno e so che l'azienda lancerà ufficialmente in Europa il protocollo 3 Semplace in Amsterdam al congresso di Europerio. Quindi sicuramente al più tardi per il 20 giugno il materiale dovrebbe essere disponibile per la vendita. Ti chiedo un'altra cosa, quelle mascherine che noi abbiamo che corrispondono a dei numeri, diciamo, di pazienti eseguibili, poi possono essere riutilizzate con questo Sì, sistema? Verranno, cioè, perché qual è il come dire. concetto? Da un punto di vista commerciale, noi attualmente ad oggi abbiamo un protocollo di lavoro di consumo che prevede il termoplastico più la licenza. Okay? Per quanto riguarda Sì. quando noi andremo a introdurre il protocollo 3 Semplace, rimarrà la licenza, quindi rimarrà comunque un costo legato alla licenza che verrà comunque a essere inferiore rispetto al prezzo più basso che noi attualmente abbiamo, che sono di 39 euro, che prevede appunto per 100 unità appunto il costo è riferito al termoplastico e alla licenza. Avendo invece soltanto la licenza, il prezzo andrà a scendere. Quindi sicuramente le licenze continueranno a essere utilizzate e continuerà a essere utilizzato anche il termoplastico, perché Luigi ci ha detto che ci sono alcune circostanze, ha parlato di artefatti, ha parlato di appunto una protesi in resina o in ceramica, dove appunto non c'è la possibilità di applicare il protocollo 3 Semplace. Per non parlare poi del totalmente dentulo che ad oggi viene gestito con il mini impianto e quindi sostanzialmente con il braccio e quindi con il marker. Quindi comunque l'azienda non ritirerà lo stent dal commercio, quindi lo stent e il Navistent continueranno ad essere una soluzione che affiancherà e sarà affiancata dal protocollo di lavoro 3 Semplace. Al momento, come abbiamo detto e ripetiamo, per i pazienti parzialmente dentuli, in un futuro applicato anche ai pazienti totalmente edentuli. Bene, benissimo, grazie. Grazie. Ci sono altre osservazioni o altre domande? Io a proposito di questo non avrei altre osservazioni. Volevo chiedere se c'è un tutorial sull'uso dello stent classico per i totalmente dentuli, se c'è un tutorial da qualche parte da poter vedere con l'uso del mini impianto, eccetera, eccetera. C'è un tutorial e io non ho difficoltà a mandartelo, quindi un video tutorial su cui, sul totalmente dentulo utilizzando il mini impianto. Te lo mando, e comunque ripeto, te lo mando come link. Io ricordo che anche questo video io lo inserirò sul canale YouTube, sul mio canale YouTube Navident, per cui questo qua potrà essere poi successivamente riascoltato questa registrazione e quindi anche condivisa con altri colleghi che oggi in questo momento non potevano collegarsi con noi. Dunque, ci sono, non so, io ho sentito un po' tutti, manca il dottor Ruffato, ha delle domande? Io sento e vedo il dottor Ruffato. No, altre domande, vediamo se ci sono delle domande in chat. Non ci sono domande in chat. Allora, ciao Luca, sono Giulia, zio del Conga Studio. Ok. Perfetto. Mi sembra di capire che tutto sommato le cose sono, almeno in questa prima fase, sono così preliminarmente introdotte. Questo è un webinar sostanzialmente
Avremo la possibilità di farne poi anche degli altri quando poi avremo la conferma anche dei listini e quant'altro su questi prodotti. Quindi noi avremo poi la possibilità di farne degli altri. Intanto, ecco, è una prima condivisione di informazione e io ringrazio voi per la vostra partecipazione e anche Luigi si unisce a me nei ringraziamenti. Sì, io ringrazio tutti dell'attenzione. Comunque, qualsiasi cosa sono disponibile a dei chiarimenti. Ripeto, io ho fatto una trentina di casi, per cui non sono tantissimi, però la curva d'apprendimento penso di averla raggiunta. Per cui non credo di aver difficoltà a rispondere ad alcuna domanda che vi venga in mente. Perfetto, quindi grazie ancora e buon lavoro a tutti. Grazie e buon lavoro. Grazie, 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 ciao, ciao. grazie, ciao, ciao.